Mister Massi ha pubblicato un nuovo video. Però aspetta, le visualizzazioni sono un po' basse. Se la gente non l'ha cliccato è perché evidentemente è un video brutto. Infatti, per capire se un video è bello o brutto, mica bisogna aprirlo e guardarlo. È sufficiente lasciarsi guidare dal proprio istinto. Quindi non cliccherò neanche io. Oh, Mister Massi ha appena pubblicato un nuovo video di cui non riesco a interpretare la miniatura. Meglio non rischiare cliccandoci su per scoprire di cosa si tratta. Potrei perdere 20 secondi della mia inutile vita. Non clicco. Oh, Mister Massi sta demolendo le idiozie assurde scritte da un cretino nei commenti. Io non so di cosa sta parlando perché non conosco l'argomento e non ho visto il video da cui il commento è tratto. E anche se tale video è indicato lì sotto proprio per quelli come me, in maniera tale che possano andare ad informarsi, non lo farò, non lo guarderò, non mi informerò, ma scriverò nei commenti che Mister Massi non accetta le opinioni diverse e insulta tutti. E mi disiscrivo pure. E glielo dico, perché essere merda tre volte è sempre meglio che soltanto una. Oh, Mister Massi ha pubblicato un libro che spiega agli imbranati come me come ragionano le donne e come si ottiene maggior successo con loro. Costa solo 16 euro. Ma siccome a leggere e collegare il cervello si fa troppa fatica, preferisco spendere 50 euro per andare con una laida battona ogni volta che voglio chiavare. Fa niente se fra 20 anni avrò speso l'equivalente del costo di un appartamento in centro Monza per andare solo con laide puttane ritrovandomi comunque da solo, quando con 16 euro avrei imparato a procacciarmi la figa gratis e soprattutto come trovare una fidanzata senza farmi comandare a bacchetta. Perché io sono furbo, saggio e soprattutto lungimirante. Oh, Mister Massi ha pubblicato un libro che spiega agli imbranati come me qualche trucchetto e accorgimento per avere maggiore successo con l'altro sesso, corredandolo di decine di esperienze personali nelle quali potrei immedesimarmi per evitare di fare i suoi stessi errori e arrivare alla sua età con una maggiore consapevolezza. Ah, ma ci sono 500 pagine tutte da leggere e poi costa 16 euro. Aggiungendo altre 16 euro potrei comprarmi l'ennesima action figure di una waifu. Così sul letto di morte potrò andare fiero della mia collezione e del fatto che le uniche tette che ho toccato nella mia vita erano quelle in miniatura delle statuette di resina. Oh, Mister Massi ha usato la parola handicappato in un video. Siccome anche io sono handicappato, mi disiscrivo. Che peccato però, i suoi video mi piacevano tanto. Oh, Mister Massi ha detto che tutti quelli che assecondano ogni nefandezza o capriccio femminile, piegando schiena e testa pur di racimolare un briciolo di attenzione che comunque verrà data a qualcun altro, sono dei sottoni che non scoperanno mai. E siccome io sono uno di questi sottoni che non scoperà mai, anziché cliccare sui suoi video per cercare di capire dove sbaglio e come correggermi per migliorare la mia situazione, mi disiscrivo, perché lui è offensivo nei toni. Inoltre continuerò a leccare il culo alle femmine ingrate, prima o poi mi noteranno. Basta essere semplicemente se stessi. D'altronde questo è un mantra che ripetono come un disco rotto anche altri youtuber, che sono tutti ventenni sfigati e vergini. Ma sicuramente avranno ragione loro. D'altronde per avere successo mica bisogna ascoltare gli uomini di successo. È molto meglio ascoltare i trentenni che non sono mai usciti dalla cameretta e che hanno passato l'intera vita a parlare dei Pokémon. Oh, che bello questo canale dove viene sbattuta in faccia la cruda verità a tutti quelli che non vogliono vederla. Sicuramente avrò molto da imparare guardando ogni suo video. Questo fino a quando la verità sbattuta in faccia non sarà quella che comprende anche me. In tal caso mi disiscriverò, perché non mi piace sentirmi dire dove sbaglio e come migliorare. A me piace invece continuare a sguazzare nella stessa merda senza capire perché. Oh, che bello questo canale dove si pubblicano riassunti di film e anime in pochi minuti strappandoci un sorriso. Mi iscrivo! Cosa? Il canale dei riassunti ha pubblicato un video diverso dai riassunti? Mi disiscrivo! Che bello questo canale dove si critica il femminismo becero, la politica corrotta o lo stupido wokismo. Mi iscrivo! Cosa? Il canale di critica sociale ha pubblicato un video dove racconta un film in 5 minuti? Mi disiscrivo! Che bello questo canale così vario, pieno di format, tutti diversi fra loro, sui più svariati argomenti, così che io e tutti gli altri con la soglia di attenzione di un pesce rosso, seguendolo non ci annoieremo mai. Cosa? Dopo una settimana questo canale non ha ancora pubblicato un video sull'argomento di cui tutti gli altri parlano e che ho già sentito e risentito 25 volte? Mi disiscrivo. Che bello questo canale che dà un sacco di informazioni senza mai sbagliare un ragionamento di una virgola. E chissà quante cose potrò imparare da lui. Se mi iscrivo penseranno tutti che anche io ho sempre ragione.
Cosa? Il tizio che non ne sbagliava una oggi ha detto che una cosa in cui ho sempre creduto è sbagliata e ha perfino spiegato il perché? Anche se io ho 11 anni e lui 40, è ovvio che stavolta si sbagli. Mi disiscrivo. Cosa? Il canale di video di critiche e di riassunti che seguivo oggi ha eccezionalmente pubblicato una canzone? E chi se ne frega della musica? Mi disiscrivo. Cosa? Il canale di video di critica e di riassunti che seguivo oggi ha pubblicato un video dove mangia della roba strana? E chi se ne frega di conoscere tutti i cibi strani del mondo? Preferisco provarli io e morire avvelenato. Non clicco. E forse mi disiscrivo pure. Che bello questo canale così vario, pieno di intrattenimento e format di ogni tipo che ho scoperto oggi. C'è davvero l'imbarazzo della scelta. Cosa? Oltre 1000 video già pubblicati da recuperare? Che sbatta! Guarderò solo quelli nuovi! Cosa? Mi è arrivata la notifica di un video su di un argomento che non mi interessa e non ho mai cercato? Non ho capito che canale è e non mi ricordo più perché mi ero iscritto. Però per capirlo dovrei sprecare 5 secondi per cercarlo e ricordarmi come mai mi ero iscritto. Meglio disiscriversi, si fa meno fatica. Deve essere un demente!